Buongiorno. Allora, facciamo un video velocissimo perché tira vento e quindi penso che verrà malissimo. Però vi volevo far vedere il metodo che voglio usare quest'anno per fare l'incambiamento della regina. Premesso che sono un attimino in ritardo, però io ho fatto un trattamento molto efficace tra marzo e aprile, quindi l'abbiamo battuta sul nascere la varroa e sono sicuro che, insomma, che per agosto sono tranquillamente coperto fino alla metà d'agosto. Comunque, non so quando pubblicherò questo video, quindi le date non coincideranno sicuramente. A fine stagione cosa si fa di solito? Si ingabbia la regina, faccio un breve riassunto per capirci. Si ingabbia la regina perché? Perché in questo modo aspettiamo 21 giorni tenendola ferma, non facendola covare, tutta la covata nascerà, quindi tutta la varroa che è all'interno della covata si trasferirà sulle api adulte, andrà in fase foretica, si dice. A quel punto con l'acido ossalico riusciamo ad abbatterla. Non dico tutta, ma quasi, perché poi quella strozza c'è sempre. Di solito si fa il blocco passivo della regina, quindi che si fa? Si prende una gabbietta, ci si mette all'interno la regina e si lascia lì ferma per 21 giorni. In quel modo la regina non coverà più e quindi daremo il tempo alla covata di nascere tutta quanta e quindi tutta la varroa di essere fuori. Invece io quest'anno voglio adottare un metodo che ho visto usare da professionisti, perché finché noi trattiamo 3, 4, 5 arnie non abbiamo i numeri per poter fare le statistiche. Invece i grandi professionisti che hanno centinaia di alveari hanno dei dati per fare le statistiche. Con il blocco passivo molte regine non vengono accettate. Innanzitutto perché fermandosi con la covata il loro feromone cala tantissimo, quindi nel momento in cui vengono liberate c'è la possibilità che le accoppino. Questo ripeto sempre sui grandi numeri, sulle piccole molte volte questa cosa non si nota. E poi che succede? Che comunque la regina ci metterà qualche giorno a ricominciare a covare. Comunque è una situazione abbastanza forzata e quindi una situazione abbastanza spiacevole. Invece cosa fa chi è che ha i numeri più grandi? Opta per il blocco attivo. Blocco attivo che significa? Che la regina la facciamo comunque covare. Allora qualcuno, tipo il mio amico Salvatore, che saluto, che mi ha prestato anche l'escudo di regina che vediamo ora, perché non ne avevo, ora vi faccio capire perché ne uso uno in più. Prendono un telaino da melario e gli mettono a fianco, ritagliano questi escludi regina qui, questi in plastica, e praticamente il telaino da melario lo chiudono da una parte e dall'altra e all'interno mettono la regina, così la regina continuerà a covare su quel telaino da melario che verrà distrutto. È una cosa positiva perché quel telaio che andrà distrutto conterrà tantissima varroa, perché la varroa, come sappiamo, buona parte della varroa si va a chiudere all'interno delle cellule percolate per riprodursi. Però che succede? Che io ho alcuni telai che sono molto molto vecchi, che vanno sostituiti. Addirittura alcuni telai risalgono al primo nucleo che mi è stato venduto, che poi ho usato io per un paio di anni, quindi sono vecchissimi. Allora uniamo l'utile al dilettevole. Cosa faccio? Scelgo un telaio di quelli lì più vecchi, uno dei più vecchi, che o mi sono segnato prima o posso cercarlo anche ora, magari uno di quelli che ha contenuto tantissima covata a fuco, che col tempo è collassato, quindi ci hanno fatto tanto fuco, oppure semplicemente che ha la cera vecchissima, quindi quei telai neri come la pece, che addirittura hanno anche le cellette più piccole, perché a furia di contenere esuvie le celle si sono rimpicciolite e quindi da quelle celle nasceranno api ancora più piccole. Possiamo anche, durante le visite che facciamo durante la stagione, segnarceli i telai che poi vorremmo sostituire, quindi o ci mettiamo un punto colorato, però io eviterei roba chimica all'interno. Ci possiamo mettere una puntina da disegno, oppure i vecchi mascalzoni sapienti cosa fanno? Incidono il telaio con la leva, quelle incisioni lì per lì non si vedranno, però col tempo le api propolizzeranno e quindi vedrete nere le incisioni, è carina come cosa. Quindi con questo metodo che succede? Che io prenderò un telaio completo dal nido, dove già c'è della covata, altrimenti la regina non ci continuerà ad andare, quindi prendete un telaio dove già c'è della covata, se no verrà abbandonato dalle api. Lo tirate fuori e lo mettete, io metterò su due melari. Qualcuno mette una cornice fatta a misura dove stende il telaio. Io non ho avuto tempo per poterla realizzare quest'anno perché non sono qui in zona per vari motivi e comunque voglio fare questo esperimento. Provare a mettere due melari e all'interno dei due melari calare il telaino intero dal nido. Che succederà? Che durante questo tempo la regina coverà lì su e tutta la covata che c'è nel nido nascerà tutta nei 20-21 giorni.
quindi tutta la Varroa la troveremo concentrata in quel telaio che sarà qua sopra, che sarà una vera e propria bomba biologica. Quindi quel telaio poi lo possiamo distruggere con tutta la covata, quindi l'avremo distrutto perché era un telaio comunque vecchio che andava sostituito, ma lo distruggeremo con tutta la covata opercolata che troveremo dopo 18-19 giorni, e quindi distruggeremo buona parte, ci porteremo via buona parte della varroa che sarà tutta lì dentro. Il restante, che è in fase foretica addosso alle api, la stermineremo con l'acido ossalico e faremo una pulizia molto approfondita in questo modo, perché buona parte della varroa la porteremo letteralmente via, la portiamo proprio via. Molti saranno tentati con quei favi che poi tireremo via di fare dei nuclei, però io ve lo sconsiglio perché sono api piene di varroa che avranno virus a più non posso e che nasceranno sicuramente deformi, insomma, con dei problemi, quindi vi troverete dei nuclei già con dei problemi in partenza. Quindi dispiace perché va via un sacco di covata, però i grandi fanno così perché ragionano a grandi numeri. Noi piccoli apicoltori ci dispiace, ma chi lavora con grandi quantità di alveari purtroppo fa così per avere un suo tornaconto, sia suo che delle api. Quindi adesso cosa faccio? Procedo alla visita completa, quindi guarderò telaino per telaino. Io già so che uno di questi due telaini è di quelli più vecchi che toglierò, però controllerò tutti i telai e appena trovo la regina ovviamente me la metto qui dentro e me la tengo da parte, perché poi rimonterò tutto il nido tranne il telaio che ho scelto, metterò su due melari e metterò all'interno il telaio che poi voglio sacrificare. Quindi adesso facciamo una visita completa veloce, tiriamo fuori tutti i telaini, li guardiamo tutti e cerchiamo la regina per ingabbiarla momentaneamente qui dentro. Diaframma. Qui c'è una regina 2019, quindi è verde. Questo è scorte, poche. Polline lo portano, ma in lettere. L'acqua scarseggia, la papera non galleggia e l'ape non magna. Allora, io ho trovato la regina sormontata da un nugolo di api. Cerchiamo di catturarla adesso. Eccola qua. Eccola qui. Non so se la vedete, enorme, gigantesca, una regina verde dello scorso anno. Molto bella, eh? Molto produttiva, molto forte, poco inclina alla sciamatura. Bella, bella. Allora, questa me la tengo io da parte. La appoggio qui a fianco, e continuo la ricerca dei telaini. Un cupolino. Ma che siete matte? Fate vedere. Ah, ma sono vuoti. Burlone. Ho trovato il telaio che voglio sacrificare, ovvero questo qui. Avete visto, ho preso il telaio prescelto e l'ho messo in due melari uno sull'altro lì a terra. Ora metto le scluti regina in modo tale che la regina non possa scendere nel nido, quindi la covata del nido nascerà tutta senza la regina. Adesso qui sopra metterò i due melari con all'interno il favo con la covata e la regina che lascerò lì. Ci aggiungo anche un foglio cereo
che lo metto proprio parallelo al diaframma che c'è sotto, che fungerà anche da diaframma, chiamiamolo così, anche qua su. Poi se avranno voglia me lo costruiranno, se no rimane così e rimane fa da diaframma, ecco. E accosto il telaio a questo pseudo diaframma. Dopodiché posso liberare la regina qui. Vai, libera. Mi accerto che scenda. La tengo un po' d'occhio, se è tutto ok. Ok, gli fanno le coccole, quindi va bene così. A questo punto avrei finito. Cosa posso fare? Chiudere tranquillamente. Per chiudere il coprifavo lo mettiamo girato, in modo tale che gli diamo comunque una camera d'aria sopra, perché fa caldo e quindi insomma la regina qui a contatto col calore lo sconsiglio, ecco. Quindi mettiamo o il coprifavo girato, oppure possiamo mettere, come nel mio caso, il melario, perché io ho ancora il melario con un pochino di miele all'interno. C'è un po' di melata qui in giro, ad agosto la fanno un po' di melata, però i primi di agosto fanno un po' di melata. Però più che altro nel melario c'è un po' di miele che può servire a loro perché sono un po' scarsucce. Quindi a questo punto che faccio? Metto sopra il melario con del miele dentro, così se hanno bisogno vanno a prenderselo e se gli eccede ce lo mettono. Quindi poi a fine dell'ingabbio vediamo cosa è successo. Però ovviamente che bisogna fare? Bisogna mettere un altro scudo di regina, altrimenti ci troviamo la regina nel melario e non va bene. Quindi secondo escludi regina, il primo l'abbiamo messo qui da nido e i due melari dove all'interno abbiamo messo il telaio con la regina per farle il blocco, che poi non è un blocco, a questo punto non è un blocco di covare, la regina continua a covare normalmente. Tra 18 giorni esatti veniamo, 18-19, la liberiamo tra virgolette, quindi la rimettiamo sotto nel nido. E poi al 22esimo-23esimo giorno facciamo il trattamento, perché nel 18esimo-19esimo giorno lei riparte subito a covare, perché non si è mai fermata in realtà, quindi non ha problemi agli apparati ovulatori, le api non le danno nessun tipo di noia, perché continua a covare come era prima, non è cambiato assolutamente nulla, e nel frattempo comincerà a covare, quindi quella covata non sarà opercolata, quindi al 18esimo giorno possiamo già liberarla e avvantaggiarci con i tempi, ok? Perché tanto quella covata che inizierà a fare, finché non è opercolata, la parola dentro non ci andrà, quindi nel frattempo è nata tutta la covata sotto, questo telaio qui ce lo porteremo via, lo distruggeremo, la regina inizierà a covare, dopo qualche giorno faremo lo salico e puliremo quello che rimane. Purtroppo è una giornata ventosa e non riesco nemmeno a spiegare bene, spero di essere più o meno chiaro, però purtroppo dovevo farlo oggi perché sono già in ritardo, quindi devo fare questo blocco assolutamente entro oggi. Quindi qui sopra metteremo il melario, verrà una pila enorme, ma non vi preoccupate, è tutta scena. Ora mettiamo il coprifavo e siamo a posto, vedete quella a fianco c'è, anche qui ho fatto lo stesso sistema, quindi sotto c'è il nido, i due melari qui dentro, qui c'è il telaio con la regina non ingabbiata, insomma, isolata, che continuerà a covare, e sopra ho messo l'altro melario che gli farà sia da spazio termico che comunque da riserva eventuale se hanno bisogno di miele, o se la viola in realtà c'ha un sacco di miele, quindi la viola, la marrone c'ha un sacco di miele, quindi mi sta portando ancora miele nel melario, perché c'è dalla melata qui nei boschi, quindi continua ad arrivare. E comunque se non mettesse del miele è solo una riserva, ecco. Quindi abbiamo detto nido, telaio nei due melari dove la regina è stata isolata, non ingabbiata, perché a questo punto non è ingabbiata ma è isolata, e il melario sopra. C'è un bordello di api perché giustamente con questo vento si sono incavolate come delle bisce, poi per fare il video io ho dovuto tentennare parecchio, quindi le abbiamo fatte un po' innervosire, però muovendosi con calma e tranquillità non ci sono problemi. Ah, ve lo ricordate il nucleo? L'ho travasato in questa arnia qui, sta bene, anzi ve lo faccio vedere, eh? Vediamo se riesco con una mano. Ecco, spero che il fuoco mi aiuti, perché col plexiglass sta bene, in salute. C'è ancora della carta del candido, ma poi la toglierò. Comunque io spero che si sia più o meno capito tutto, perché col vento è un problema. Eventualmente sotto il video mi fate delle domande e cerchiamo di condividere l'esperienza. Ditemi cosa ne pensate voi, se questo metodo vi piace,
se è una cagata mostruosa, insomma. Fatemi sapere che ne pensate e condividiamo le conoscenze, perché la condivisione della conoscenza è quella che ci porta a crescere sempre. Grazie per ora, ci vediamo tra una ventina di giorni quando si sgabbia. Tanto, 18 giorni aspettano i professionisti che hanno da fare. Noi non ci abbiamo niente da fare, quindi aspettiamo 20-21 giorni, chi se ne frega, tanto la regina è lì che cova tranquilla. Pace. Un saluto a tutti, alla prossima.